amici, amiche, consumatori di caffè. Quando si parla di caffè si parla anche di un aroma giusto, un caffè napoletano. Caffè diamante. Caffè diamante, sì, è nato da un'antica ricetta napoletana che rispecchia quelle che sono, diciamo, il gusto e l'aroma al palato. Un'antica ricetta napoletana che noi di famiglia avevamo conservato e che adesso praticamente si può, possiamo avete farla assaggiare. Avete tramandato proprio, esatto, in effetti, esatto, il caffè per farlo assaggiare. Che cosa di speciale? Di speciale ha la qualità delle miscele più pregiate e segue appunto rigidamente questa ricetta che rende il caffè al palato molto, molto gustoso, perché Napoli sappiamo che è il culto del caffè, no? C'è passione. Noi beviamo il caffè nei momenti di pausa, in famiglia, con i nostri cari, e quindi vogliamo rendere questi momenti ancora più preziosi. E quindi quali migliori momenti con il caffè? Il caffè diamante. Mi raccomando, caffè diamante, lo dice lui, è un diamante di caffè. Certo, poi abbiamo anche, oltre a quelli che sono i grani, che per antonomasia è il caffè che noi piace assaggiare nei bar, abbiamo diversi prodotti che sono le cialde e altre capsule di vario tipo che ci sono sul mercato. Le cialde si differenziano dagli altri anche perché, oltre alla qualità, hanno una grammatura media superiore alle altre e quindi la rendono ancora più preziosa e più gustosa al palato. Perfetto, quindi ci ha spiegato bene, a coloro i quali, anche noi compresi, chiamiamo il caffè, guai a non prendere il caffè da buon napoletano, ma anche certo, tutti gli italiani, tutto il mondo beve il caffè, è una miscela giusta, è un aroma giusto e quindi abbiamo voglia di prendere un caffè diamante. Certamente. Si trova dappertutto il caffè diamante? Sì, dappertutto, nelle migliori caffetterie, le possiamo trovare presso i coffee shop, oppure online si può ordinare direttamente da casa, dai luoghi di lavoro, sul nostro sito www.caffediamante.it. E anche noi di Weekend Dance, ragazza Weekend Dance, da oggi beviamo anche noi caffè diamante. E caspiteria.